ragazzi, siamo alla Domenica del Salone del Libro di Torino e sono in compagnia di Giacomo Berto. Ciao a tutti, piacere, ciao Sara, grazie. Piacere nostro, perché adesso ragazzi noi parleremo con Giacomo, che è un ragazzo molto giovane, è la tua prima esperienza al Salone del Libro? Sì, primo salone, il mio primo salone. Al primo Salone del Libro di Torino e porta la bellezza di ben due pubblicazioni, eccole, di cui una vincitrice di premio. Andiamo per gradi, facciamo le cose con calma. Allora Giacomo, innanzitutto raccontaci questa esperienza al Salone del Libro di Torino. Allora, essere al Salone, la cosa che racconto sempre è che la prima, quando firmo il mio primo contratto, avevo 15 anni, la cosa che dissi fu, con questo un giorno voglio andare al Salone. Però pensavo, chissà quando arriverà, anzi dicevo un giorno, invece quando me l'ho detto, insomma, andiamo a Torino, per me è stata una grandissima emozione. Chi te l'ha detto? È il mio editore, mi ha chiamato il mio editore e mi ha detto c'è questa possibilità, possiamo andare, e a me ha fatto tantissimo piacere, sai quando bisogna di sedimentare, è stata una grande emozione. Conosco bene. E immagino, insomma, per persone così importanti di questo mondo, ma soprattutto tanta gente appassionata di lettura. Quindi dobbiamo ringraziare dell'Ascar Edizioni. Sì, il mio editore Amos, grazie Amos, e in questo momento sei giù, ma ci vediamo. Passiamo dalla teoria alla pratica, qua dai sogni alla sostanza. Alla sostanza, parliamo della tua primissima pubblicazione. Jackie C'è. Allora, mini premessa, Giacomo Bertò è una classe 2003 e io sì, mi sento nonna. No, te l'ho detto, 2003 è un'annata bell'anno. Certo, mi sono diplomata io, non lo so. Vedi. No dai, scherzi a parte, è una bellissima annata perché nasce Giacomo e scrive questa serie di racconti, sì, capitoli singoli, a sé stanti, che come filo conduttore hanno le emozioni. Le emozioni, sì. Raccontaci Jackie C'è. Partiamo dal titolo, Jackie C'è. Allora, perché ho messo Jackie C'è un panno secondo me, Jackie? Perché ho iniziato ad approcciarmi alla scrittura parlando, scrivendo quando ero elementare, con il computer della mia mamma, e una pagina Word per me era tantissima, la chiamavo il mio primo libro, però quello che ho sempre messo al centro era un'emozione, perché a me mi ha sempre un po' affascinato queste emozioni che sono un po' come il tasto, tu premi questo tasto, questa emozione che poi accendi, un impianto di illuminazione che è vastissimo. Io ero iniziato appunto spinto per dare voce alle emozioni perché ho paura di dimenticarle. Io provo questa emozione, se un giorno me la dimenticassi, allora la scrivo, così in qualche modo le do novità eterna, così poi chiude la mia. Il Word di Giacomo era il nostro diario segreto, quello esatto, con l'occhettino. Sì. Vedi come si evolvono le cose? È quello. E quindi insomma con Jackie C'è ho provato tramite storie, riflessioni, a dare voce a queste emozioni. Faccio ad esempio le fotografie, le mani. Sono riflessioni appunto dedicate alle mani. Le mani sono un po' la genesi, no, del compimento di un gesto. Però non ci facciamo mai caso, però alla fine quando ci si presenta la prima cosa che facciamo è porgere la mano. Quando si chiede aiuto si porge la mano, ma è un altro tipo insomma, di gesto. Quindi ho voluto insomma provare a dare voce alla semplicità, offrire una nuova prospettiva dalla quale guardare cose che magari con le quali ci rapportiamo tutti i giorni, o che magari non consideriamo una pezza così tanto. Diciamo che secondo me un po' gli anni che stiamo vivendo ci stanno insegnando che l'ascoltato non c'è niente. Mentre io non l'ho assolutamente intervistato prima di fare l'intervista per voi e mi sta emozionando, soprattutto perché penso che Jackie C'è è un libro che ha vinto un premio particolare, che è il premio speciale Giovani. Sì. Raccontaci questa cosa del premio perché ha dell'incredibile. Sì, Jackie C'è vince appunto il premio speciale Giovani a quelli che sono gli Oscar della letteratura italiana. Io anche quando lo racconto non mi sembra vero, non volevo partecipare a questo premio. Perché? Perché il ragionamento è un po' lo stesso quando realizzo di essere qua, essere così grandi, qualcosa di così grande. Io, a me la cosa che dà fastidio è che hanno tutti in bocca i giovani d'oggi, ma solo per cose brutte. E secondo me invece, io prendo ad esempio la mia annata, 2003, adesso Blanco, che è un esempio magari musica, però è anche così come la scrittura, un ragazzo del 2003 che ha portato insomma la musica italiana a vicino Sanremo, ha portato alla ribalta anche all'Eurovision, nonostante la vittoria finale è stato insomma un successo. Però i giovani d'oggi tutti, la medaglia è sempre più facile, questa basta, sempre più facile, ma ne vedono sempre tutti una, che è quella brutta. Non possono fare notizia dei giovani solo quando si parla di cose brutte, io questo non l'ho mai capito. E insomma quando mi hanno detto partecipiamo l'ho detto no, figurati, no. Però poi mi hanno convinto, era una sera d'aprile, quando parlo con il direttore che mi dice che avevo vinto, sono stata cattolica, ho avuto la fortuna di conoscere Pivio è ex braccio destro di Ennio Morricone,
vivo a colonna sonora del film Diabolik, ovvero un signor compositore. È stata una serata, una di quelle serate. Alda Merini ha scritto che ci sono notti che non accadono mai. Forse alcune accadono. Arrivano e è uno spettacolo. Io mi sento fortunata a parlare con un ragazzo così colto che all'età di... Ma 18 anni. 18 anni? Cioè mi parla di Alda Merini, di Ennio Morricone... La Merini è uno dei miei punti di ispirazione. L'ho scoperta per caso, ma mi è restata nel cuore. E con questo noi andiamo al crossing sul libro che invece ha presentato qui al Salone del Libro di Torino, Un mare di vita. Allora, che è un romanzo questa volta. Sì, Un mare di vita è il primo romanzo. Mi avevano proposto di iniziare con un romanzo, però prendiamoci con tempo, insomma. Credo e spero di averne con calma. Un mare di vita nasce da un viaggio che ho avuto la fortuna di vivere davvero, l'ultimo prima del lockdown, quindi un viaggio che particolarmente mi resta impresso. Solito teniamo tutti nel cuore perché poi dopo il lockdown... Esatto, esattamente. È finita un po' come è finita. E cosa succede? Ci sono questi tre ragazzi che fanno una crociera dall'altra parte del mondo. Quindi ogni giorno ci si sveglia in un posto diverso e io racconto di questi posti dove magari non c'è niente ma c'è tutto, ma soprattutto ci ritroviamo noi. Spesso c'è un po' questo bisogno, no? Di togliersi tutto attorno, avere solo quello l'essenziale, capire cosa è davvero essenziale per noi per ritrovarci. Perché così poi possiamo anche passare, secondo me, alla ricerca di ciò che vogliamo avere intorno, perché non dobbiamo cercare quello che abbiamo dentro. Un po' fare un passo indietro per poi farne due avanti. Sei sicuro di avere 18 anni? Sì. Sì, dipende, ci sono giorni in cui me ne sento 6, giorni in cui me ne sento 90, giorni in cui non vorrei avere 25, dipende. Va bene, d'accordo. Però sì, la carta d'identità, dice così. Quanto hai impiegato a scrivere Un mare di vita? Allora, la storia di Un mare di vita è stranissima, nel senso che io la inizio a scrivere durante il lockdown, dovevo ancora uscire già 10 anni, ma io ormai l'avevo già finita. Lo scrivo, è un bisogno continuo che ho. Scrivo Un mare di vita, allora i mesi che ho impiegato in tutto sono 8. Però che cosa ho fatto? Al quinto mese, ero arrivato a quella che serve circa pagina 100, 120, ho cancellato tutto, ho eliminato tutto. Tabula rasa, sì, così all'improvviso. Sono voluto ripartire da zero e ho impiegato, ce l'ho liberato poi, era giugno, luglio, non mi ricordo, insomma, quando si è più tornati a viaggiare. Ho preso una macchina e sono una persona per me davvero importante, mio zio, siamo andati in Austria, in Repubblica Ceca, davanti a un campo di girasoli. C'era questa strada che a un certo punto finiva, vedevi solo i girasoli. Io ho trovato davvero quel tassello mancante del puzzle. Sono tornato a casa, mi sono ritirato in clausura e in un mese e mezzo circa, fine giugno, luglio, tutto luglio, ho dato vita e forma a Un mare di vita del tutto. Veloce anche nella scrittura. Sì, ma io faccio un po', scrivo un po' come ai pezzi di puzzle. Cioè, sai come è nato Un mare di vita, la prima cosa? Perché ho sognato il finale. E l'hai scritto? Ho sognato il finale, sì, ho scritto il finale, però ho detto dovrebbe arrivare per ultimo perché invece è la prima cosa che ho. Allora piano piano insomma ho pensato a questo viaggio, alle emozioni che ho provato, a come insomma poter dar vita e centrare qua anche molto il concetto dei legami. Ce ne sono tre tipologie, quelli con gli amici. Oggi secondo me se abusiamo di una parola, questa è la parola amico, amicizia. Sono tantissime persone amico, ma gli amici stanno sulle dita di una mano e poi mi domando chi è che davvero mi conosce? Perché davvero conosce me già? Allora il protagonista del libro, che è Leo, questo se lo domanda, lui è pieno di segreti, se lo dice insomma, lui ha la fortuna di avere questi due amici che io ti auguro, magari già li hai, però ti incontrerai, persone che vogliono il tuo bene, sai quelle persone che non ti chiedono come stai, ma cercano il tuo sguardo e lo capiscono. Sì, sì, ricordo la sensazione. Loro, sono loro. E quindi l'amicizia, l'amore, io ci credo nell'amore. L'amore è un errore, mi permetto di dire, che spesso si commette, di vederlo solo in un'unica via. L'errore no, cioè l'amore può essere quello che io provo per il mio cane, quello che io provo per i miei nonni, quello che io provo per la scrittura, quello che io provo per quella ragazza, per quel ragazzo. L'amore è sotto varie forme, l'amore è qualcosa di universale. Dal momento che gli si mette un'etichetta non è più amore. Di conseguenza spesso viene a mancare. E lui a bordo trova quella ragazza che lo ha lasciato senza mai dirgli perché. Lei si chiama Benny. Benny, tutti mi chiedono, ma Benny Io in Benny ho messo assieme quelle storie che purtroppo non ho mai potuto vivere, per scelta mia, per un errore, perché non ho avuto il coraggio di fare quel passo che avrebbe cambiato tutto. Storie che ho vissuto e anche storie che avrei voluto vivere, forse cosa, insomma, ho sperato, spero un giorno mi capiti, non lo so forse, perché poi Leo un po' se ne pente, però ne vale la pena. Benny a Leo, insomma, gli gioca un brutto scherzo, gli fa credere
la vita è un continuo cadere e volare, no? Ok. E Benny lo fa passare con l'effetto Batman, nel senso che si passa dal volare a essere al massimo, non c'è la discesa, ma si ritrova subito a essere in basso. Ok. Effetto Pac-Man, quindi cioè, mi sta tirando fuori anche le cose della mia età. Beh, si può dire che Pac-Man non è bravo. Abbiamo chiuso anche questa parentesi. Pac-Man merita un sacco. Senti Giacomo, la domanda è d'obbligo. Tu hai 18 anni e vivi comunque in un momento storico in cui i ragazzi, i giovani sono un po' poco acculturati, dai. C'è una piccola sfera che comunque fa fatica a tenere testa a quello che dovrebbero essere, insomma, gli standard classici. Tu hai un po' di difficoltà a relazionarti con i tuoi coetanei? Allora, io provo sempre, non poi a dire no, ma c'è del buono in tutto, c'è del buono in tutto. E poi però certe volte mi accorgo, ora devo pensare, dico, o non c'è in me che non riesco appunto a entrare in quelle che sono determinate cerchie, da volte sì, non ti ero, se ti dicessi. Io non mi sono mai fatto problema, sono stato vittima di bullismo per tanti anni. Non immaginavo. quando andavo alle elementari, e dico, io ho imparato a stare da solo e di questa cosa me ne vanto tantissimo. Una delle cose che ho imparato, di cui sono più contento di aver imparato, quando mi chiedono cosa ti ha insegnato il bullismo, a stare da solo. Volevo stare da solo, non in un angolo di cortile a nascondere, ma anche a godermi. Oggi l'ho fatto, sono svegliato alle 7, mi sono perso, devo alzare la penna, ho fatto una stupenda, intorno al Lingotto, mi sono visto delle vie perdute di Torino. Stare da solo perché mi aiuta un po', no? A capire che cosa dentro, perché spesso insomma nel raccontarmi con gli altri ho visto. Allora, diciamo che da quando ho iniziato a scrivere un po' cambiata la vita. Ci sono state persone che sono, come si suol dire, salite sul carro all'improvviso, tutti amici di una vita, sei grande, andiamo assieme, tour, facciamo assieme questo. E chi invece si è allontanato come se mi vedesse, cioè come se mi vedesse come un alieno, come. Io sono dell'idea che le cose belle vadano condivise. Ok. E quindi ho provato tantissimo nei miei progetti, il mio migliore amico, mi sono fatto dare una mano dal punto di vista di montare i book trailer, di una vita, ti invito a guardarlo, perché sapere. Abbiamo provato a fare un qualcosa di davvero diverso. Però sì, a volte ho difficoltà, però cerco sempre insomma di, mettendomi in continua discussione, di trovare il modo, perché mi piace comunque stare tra la gente. Ragazzi, cioè noi lavoriamo una vita, magari anche con psicologi, per cercare di imparare a stare da soli. Lui a 18 anni ha già capito tutto della vita, tutto. Sai che cosa dico? Che, oddio, io sono un fortissimo indeciso, insicuro. Cioè, io i problemi più grandi li ho con me stesso. Però dal momento che non volevo passare la mia vita solo un po', mi sono detto, lasciamo tutto quello che scrivo. E la scrittura, poi uno usa sempre quella metafora, sai, la penna che lascia l'inchiostro, lascia il segno. Mi sono detto, se dal momento che ci voglio provare anche io, parto dalle cose in cui credo, da queste poche certezze che ho, sulle quali poi ho cercato di costruire qualcosa. Io dico sempre che l'uomo è un chiatto telecamato, non gli antichi, lo dicevo, che è un animale da compagnia. Però se si nasce come animale compagno, dico sempre, per poterci permettere di conoscere bene gli altri, di rapportarci con gli altri, dobbiamo sapere cosa abbiamo dentro. Altrimenti sarebbe come partire da un videogioco dal livello finale, no? C'è anche, insomma, sempre fare fatica. Bisogna un po'. Ho incontrato questa signora interessantissima, che lei mi ha detto, al giorno d'oggi è tutto caro, tutto difficile. Quindi perché dobbiamo spendere, sa, quello che possediamo, fisicamente, ma anche il nostro tempo, per un qualcosa che poi non ci interessa, che non ci appassiona. Facciamo fatica per un qualcosa che poi alla fine ci fa guardare indietro, dire quanto sono contento, ma soprattutto un livello. Sono senza parole. Ve lo dico, ragazzi, sono senza parole. È difficile che io resti senza parole, ma in questo caso io sono senza parole. E ti ringrazio. Incontrare Giacomo è stato veramente un caso fortuito, perché io non conoscevo neanche la Hacker Edizioni, quindi sì, ci siamo incontrati qua vicino. Ci siamo incontrati nei corridoi dell'Oval, del padiglione Oval, e penso sia stata una delle scoperte più belle di questo Salone del Libro di Torino. Ti ringrazio, reciproco, davvero. No, veramente, ci vorrebbero più Giacomo nel mondo. Grazie. Sarebbe meglio. Dai, ma piano piano ce ne sono. Io il messaggio che volevo sempre portare al mio piccolo è: bisogna farsi una domanda. Perché è giusto non fare le cose. Le cose ho fatto di impulso, ma non improvvisato. Scommetto che ti metti nei panni degli altri. Se il gioco, dimmi tre tuoi pregi e tre tuoi difetti. I difetti te li dico subito: pregio e empatia. Poi c'è la quarta sigla, però empatia. Lo sapevo.
che è poi la caratteristica che ti permette di metterti le mani negli altri. Esatto, sì, sì, è questo. Quindi sì, mi piace. La domanda, ne vale la pena? Domandiamoci se ne vale la pena. Se la risposta è sì, bisogna alzarsi e andare a prendere quello che vogliamo. Con l'invito a alzarvi tutti quanti, vale. Andarvi a prendere ciò che desiderate davvero qui dentro e non ciò che gli altri o i social vi impongono di andare a prendere, io vi invito a muovervi e andare a prendere le pubblicazioni di Giacomo 1 e 2. Sì, le trovate nelle librerie su Amazon, poi ci vediamo in giro per l'Italia. Adesso devo studiare per la maturità. Lui ha detto tour, non mi è sfuggita questa parola. Sì. Che vuol dire tour? Vuol dire che da quando è uscito Jackie Chan ho programmato tutto, c'è stata la zona rossa, l'ho annullato tutto. Ok. Però poi sì, insomma, è da un anno in realtà, ogni fine settimana al venerdì parto, vado nelle scuole, nelle librerie per i filmatori, vedete anche come questo ha. Dove si può trovare il calendario delle tappe del tour? Sui miei social, su Instagram vi trovate About Jack, su Facebook ci sono anche Facebook è un bel social, sono un po' controcorrente. Vedete, un social intelligente secondo me. Ci trovate, te lo parlo pubblico tutto e ci vediamo. Ragazzi, alla prossima intervista. Grazie Giacomo. Grazie a te Sara, è stato un piacere. Ciao a tutti. Buon salone. Esatto.